Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi arrivata col momento della canalizzazione del pensiero che so che state aspettando perché me l'avete scritto. Vi darò degli indizi per capire se effettivamente questa canalizzazione è rivolta a te che stai ascoltando. Lo dico soprattutto per i ragazzi e le ragazze nuove che si troveranno ad aprire uno dei miei interattivi per la prima volta. E, come diciamo su questo canale, il caso non esiste, probabilmente se siete arrivati qui una parte di questo messaggio è anche per voi. Oggi utilizzeremo i charms, che è un po' di giorni che non li utilizzo, poi qualche parola chiave, qualche emozione della persona per capire se vi riconoscete, insomma, e andremo a vedere anche quello che è successo tra di voi per capire appunto se il messaggio è rivolto a te. E poi andiamo a sentire cosa ha da dire, ok? Vediamo, partiamo con i charms. I numeri e le lettere, ragazzi, li lascio parte, perché li tireremo fuori alla fine, in modo che, siccome sono tanti quelli dentro i charms di numeri e lettere, volevo lasciarli a parte, proprio per non confondermi. Forse la luce, volevo, la luce è soffusa, ma mi sa che è talmente soffusa che già sono accecata, non vedo niente, vabbè. Intanto la prima parola, è una parola, quella dei charms, che mi esce è la scritta love, amore. Quindi già parliamo di qualcuno che si è riscoperto o scoperto innamorato di te. E per qualcuno potrebbe essere anche la scritta di un tatuaggio. Qui c'è qualcuno che ha paura di parlare con te però, Questa persona non so cosa ha combinato, ma già ci sta facendo vedere con questo smile della paura, che ha paura di comunicare questo amore, o forse ecco, ha avuto paura di dire che provava amore per te. Tra l'altro me ne sono uscite due, ho due lettere su 800 charms, ho due parole, non lettere, scusate, con la scritta love sono uscite entrambe. Quindi qui c'è un grande amore, mi viene da dire. Una maschera, vedete che ha paura di rivelare i suoi sentimenti. Qua c'è una maschera. Tra l'altro stasera è la sera di Halloween, per qualcuno potrebbe essere una serata importante, magari un ricordo. Un ricordo di qualcosa che avete festeggiato insieme, o forse se state uscendo e magari questo interattivo lo vedrete domani, mi scriverete che vi siete incontrati con questa persona, visto che siamo proprio in una serata particolare dove le maschere si utilizzano. Anche se io credo che questa persona abbia utilizzato maschere per nascondere quello che provava a te, ma magari anche a se stessa, mi viene da dire, per qualcuno qui. Un lucchetto, cosa vuol dire questo lucchetto? Che questa persona potrebbe avere tenuto sotto chiave il suo cuore, ma a me viene da dire soprattutto che il cuore suo è già vostro con questo lucchetto, Voi avete il lucchetto del suo cuore, mi viene da dire. Poi abbiamo, questa qui è una piovra, quindi un legame magari con il mare, perché abbiamo, guardate, la manta e la piovra. Potrebbe essere una persona che ama fare snorkeling questa, o forse voi. Mi viene da dire anche pesca subacquea per qualcuno. Poi abbiamo un'ancora, quindi ancora un legame con il mare. Sappiamo che l'ancora, ecco, l'ho vista, ma mi è volata sotto, benissimo. Adesso non la trovo più. L'ho vista. Vabbè, le lettere ho detto che le prendevo dopo. Va bene, fa niente, salterà fuori dopo. Un coniglio, ancora la paura, ragazzi e ragazze. Questa persona sta dicendo che ha molta paura di te. Potrebbe essere anche che avete discusso e adesso ha paura di riavvicinarsi, però per qualcuno mi viene da dire con questa maschera, poi incredibile, proprio stasera mi è uscita la mascherina, guardate, questa persona si è nascosta, ha nascosto i suoi sentimenti. Però non lo so, qualcosa per Halloween, qualcuno di voi avrà qualche messaggio o qualcosa, adesso andiamo a vedere, ma per me stasera qualcosa succede qui a qualcuno di voi. Ci tengo che me lo scriviate perché in questi giorni ho ricevuto tanti messaggi di ragazzi che hanno avuto delle conferme. Mi ha fatto piacerissimo perché ovviamente ogni vostro messaggio di gioia, ogni vostra conferma riempie di gioia anche me. Eccola qua l'ancora che la stavo cercando. Quindi ancora un collegamento col mare, ma come stavo dicendo prima, l'ancora è anche simbolo del radicamento. Tu sei dentro quest'anima, ti sente dentro di sé. Proprio qui abbiamo, guardate, angeli, angeli ne abbiamo, sì, anche qui due angeli identici. Io ho due a due alcuni charms, no? Per me qua ci sono delle coppie di anime o fiamme gemelle, perché è tutto due, tutto doppio qua, tutto doppio, incredibile.
Un'altra piovra doppia, non ci credo, ragazzi. Cioè, veramente, io ho tutto 2-2, cioè sono uscite doppie qua le piovre. La piovra potrebbe anche essere qualcuno che si sente come bloccato, dai tentacoli di qualcosa. Sì, come imprigionato in qualcosa, mi viene da dire per qualcuno. Guardate, qui c'è una fede. La fede potrebbe essere che c'è qualcuno qui impegnato. Ma anche a me viene da dire l'unione che c'è con te, un'unione spirituale, perché per me qui è proprio un legame d'anima, di anima gemella o di fiamma gemella. Per me questa è l'unione sacra, mi viene da dire con questa fede qua. Qui abbiamo un altro lucchetto più piccolino, quindi è un aeroplano, l'aereo, il viaggio, la lontananza, o magari un viaggio fatto insieme importante, o magari questa persona abita lontano, e deve, per venire da te deve fare un lungo viaggio. Potrebbe anche essere però che abbiate fatto un viaggio insieme per qualcuno qui, oppure la persona che ama viaggiare, magari fa il pilota per qualcuno addirittura qui. Allora, poi vediamo ancora la felicità. Ragazzi, la felicità in arrivo è sempre, questo amore dura, sarà, vedete qua è uscita la parola sempre, quindi è sempre, ci sarà sempre questo amore. Una farfallina qui, anzi una fatina, qualcuno potrebbe amare le fatine, magari fate la collezione di fatine, o forse anzi per qualcuno di voi avete una fatina tatuata, ve lo dico. Farfalla ancora, farfalla, la farfalla è la trasformazione. Potreste avere farfalle, guardate, le farfalle sono due diverse, però in questo caso le lettere ho detto che le prendevo dopo. Le farfalle sono due, però mi viene da dire che qui c'è qualcuno che ha dei tatuaggi, con delle farfalle e qualcuno addirittura una fatina ha tatuata. Qualcun altro potrebbe fare collezione di fatine. Poi abbiamo. Vabbè, qui c'è una nuvola, per cui la confusione o il fatto di non sapere quello che sta succedendo. Voi siete un pochino adesso nella nebbia, non sapete che questa persona vi ama e ha nascosto i suoi sentimenti e soprattutto vi sente dentro, sente il legame con te. Tu non lo sai questo, mi viene da dire qua. Ancora, ancora, il cavalluccio marino. C'è un legame particolare con il mare, ma proprio potrebbe anche essere che qualcuno lavora, non mi viene il nome, come fa proprio con gli animali acquatici, adesso non mi viene, scusate. Oppure appunto fate snorkeling, amate proprio il mare, o questa persona lo ama in modo particolare. Per qualcuno venite proprio anche da una città di mare. Qui c'è una fortissima connessione perché ho delle croci che rappresentano la connessione. E anche, anche la perdita. Questa persona dice che potrebbe avere perso delle persone care, anche due persone care, vicine, mi viene da dire, abbastanza vicine. Per qualcuno qua, ancora la connessione forte, potreste avere un ciondolo o un oggetto che rappresenta l'albero della vita. Oppure amate particolarmente gli alberi qui. Allora, qui abbiamo la fortuna in arrivo perché abbiamo un ferro di cavallo. Poi abbiamo il pesce che è l'abbondanza, per cui al di là degli animali di mare, proprio qua mi viene da dire l'abbondanza in questo caso. Una rosa. La rosa potrebbe essere un simbolo importante per qualcuno di voi, la rosa. E per qualcuno però è come se questa rosa era tanto bella, ma faceva anche male perché la rosa ha le spine. Quindi il dolore, tanta bellezza, ma tanto dolore qui c'è stato, per questo amore. Per qualcuno c'è, vabbè, la luna che mi rappresenta ancora, diciamo, qualcosa di gelato che voi non sapete, come con la maschera. Abbiamo ancora dei fiori qua. I fiori sono importanti per qualcuno. Per qualcuno potrebbe avere tatuati qualche fiorellino, qualche fiore di loto. E
Qui c'è la connessione forte. Abbiamo anche una libellula. La libellula è la caduta del velo delle illusioni, riuscire a vedere l'oltre. Tra l'altro questa è una serata particolare quando si dice vedere oltre la Matrix, vedere oltre il velo. E c'è ancora le piume, potreste vedere piume spesso, che sono simboli. Segni che vi mandano i vostri angeli, le vostre guide per dire siamo con te, ti sosteniamo. Quindi piume e cuoricini di solito mandano, o monetine. Qui qualcuno vede particolarmente piume. E poi vabbè, c'è un pino, un abete, quindi albero di Natale. Potrebbe essere il periodo natalizio, essere stato importante per qualcuno di voi, o ancora mi viene da dire. Non lo so, qualcuno qua, alberi, sono importanti gli alberi per qualcuno, forse lavorate proprio, per qualcuno potreste lavorare proprio in un negozio, o sì, in un negozio, in una serra anche qualcuno qua mi viene da dire che potrebbe avere a che fare con una serra. Ecco, questi erano gli indizi dei charms che mi sono usciti, ma la cosa che mi lascia più flashata, mi viene da dire, è proprio questa maschera stasera. Questa maschera stasera mi ha colpito particolarmente perché la maschera penso sia uscita un paio di volte da quando utilizzo i charms, negli ultimi 8 mesi. Questa è la seconda. Ecco, ok. Allora, vediamo un pochino le emozioni che prova questa persona quando pensa a te. Oppure se mi vuole dire cosa pensa che tu provi. Vediamo un po' cosa prova lei, questa persona. Amore adolescenziale. Quando ti pensa prova amore adolescenziale. Frustrazione per quello che è successo o per la situazione in cui siete. Visto che si nasconde questa persona. Allora, potrebbe fare il finto indifferente questa persona, ma quando pensa a te pensa a una gioia infinita che ha provato solo con te. È in estasi quando pensa a te o quando sta con te. Ha paura qui di doversi rassegnare o che tu ti sia rassegnata alla situazione, eh? Ancora, finta indifferenza mi sta dicendo. Fa finta di essere indifferente o forse pensa che tu fai la finta indifferente. Però quando ti pensa, pensa alla gioia ancora, mi dice la gioia che provava quando stava in tua compagnia. Tu la facevi diventare anche allegra questa persona. Non è una persona che è stata sempre molto allegra, anzi, potrebbe essere una persona anche un po' ombrosa, mi viene da dire. Adesso è sconfortata, sconfortata per quello che sta succedendo o è successo. È anche stanca, della situazione questa persona, non ce la fa più, diciamo così, ne ho prese troppe. Allora, per qualcuno questa persona ha avuto anche dei momenti di rabbia, proprio per la frustrazione che provava, si arrabbiava. E forse ti ha dato anche delle colpe che tu non avevi. Però quando pensa a te ha tante fantasie romantiche questa persona. Perché ti vede come un ideale, come un desiderio, qualcosa di speciale, mi viene da dire. Ed è molto rammaricata per quello che è successo. Tu la rendevi spensierata, serena, gli davi la serenità che questa persona non aveva. Questa persona. Credo che questa persona faccia fatica a rimanere serena. Sì, anche se tu non l'hai creduto o possibile, questa persona aveva un forte attaccamento nei tuoi confronti, eh? Non eri solo tu, qui c'era una dipendenza reciproca tra di voi. Ed era più che un'amicizia. Se ti ha fatto intendere che voleva solo la tua amicizia, o vi ha detto che eravate solo amici, o non ti ha detto nulla, ma te l'ha fatto intendere proprio. O magari, come dico sempre, amici con benefici, però nient'altro di più voglio io perché io non me la sento, non posso perché ho altre situazioni, piuttosto che non mi interessa, voglio restare singola. Ecco, non è vero. Questo non è vero. Provava qualcosa, questa persona provava amore. Forse non riusciva neanche a capirlo lei, ma adesso l'ha capito che era amore. E siete, qua c'è stata una discussione, un problema. Siete andati. Non, sì, è successo qualcosa che ha spezzato questo legame, questo amore adolescenziale che prova. Perché era una persona con un'emotività un po' immatura, ecco, non era matura. Adesso ha dei sensi di colpa ed è in sofferenza per quello che può aver fatto o per quello che ti può aver detto, eh? Ed è in ansia. Ok, queste sono le sue emozioni.
Vediamo qualche parolina chiave ancora per darvi degli indizi più mirati possibili. Vediamo cosa. Oh mamma, quasi finiva. Cosa c'è scritto qua? Sentimenti nascosti. È uscita la maschera, la prima parola, sentimenti nascosti, giustamente. Abbiamo detto che questo nasconde quello che prova, forse anche a se stessa. Novità. Stanno per arrivarti delle novità, delle notizie che tu ancora non sai. Qualcosa sta per cambiare qua. Potrebbe essere una persona che porta una divisa, potrebbe essere un militare, potrebbe essere anche che magari l'hai conosciuta quando faceva il militare, per qualcuno che ha conosciuto questa persona, diciamo di vecchia data. Per qualcuno potresti averlo incontrato in un corso o a scuola addirittura. Qua mi viene che qualcuno potrebbe aver conosciuto questa persona tanto tempo fa. Intervento divino, qua ci sta per arrivare un bel intervento divino perché questo legame è un legame importante, ve l'ho detto già dai charms che mi veniva fuori che qua c'era un legame d'anima o di fiamma gemella, Incontro del destino, ve lo stavo dicendo proprio adesso che questo è un incontro del destino destinato, lo sento troppo, sarà anche la serata che è un po' particolare, ma stanno parlando molto. Fidanzamento, questa persona potrebbe essere impegnata per qualcuno di voi, se non è questa persona impegnata lo potresti essere tu. Vediamo se invece si vuole fidanzare con te, se è single, perché avevamo, mi ricordo, ricordo anche a voi che c'era una fede lì dentro, una fede. Per qualcuno c'era l'aereo lì nei charms e mi dicono straniero o straniera, potrebbe essere che questa persona venga dall'estero, non sia italiana, o forse se non è, se parliamo di non straniero, diciamo di nazionalità, ma magari di regione, tipo. E tu abiti in Lombardia e questa persona è nata in Sicilia. Ecco, già siamo di posti diversi, c'è lontananza. Per qualcuno potrebbe essere anche che se qua c'è un fidanzamento, perché è fidanzamento con straniero o straniera, potrebbe essere anche che questa persona è impegnata con qualcuno di no, che non è della sua città, ecco, magari che arriva da più lontano per qualcuno qui. Allora, questa persona vede tanti segni e sincronicità come probabilmente li vedi anche tu. Abbiamo visto che qui c'è un legame d'anima, per cui sicuramente vi specchiate le ferite, le paure e tante altre cose belle, mannaggia. Sì, potrebbe avervi detto addirittura che non vi amava qui, O voi avete sentito questo, avete creduto di non essere amate, amati da questa persona, forse per i suoi atteggiamenti, per qualcuno. Guardate, paure superate, voi probabilmente non vi davate valore, per questo che non vi sentivate amate, amate, avevate delle paure profonde, ma che avete superato con questa lezione di vita, mi viene da dire. Anche questa persona, vi ricordate il coniglietto, la maschera, la paura, lo smile della paura, questa persona ha superato le sue paure grazie a questo incontro del destino voluto dal cielo per insegnarvi qualcosa, Perché qua probabilmente c'era un grande amore che doveva rincontrarsi dopo magari qualche altra vita. Per qualcuno potrebbe essere importante la parola bar o ristorante, fammi vedere se sono cadute dietro o no. Bar o ristorante, magari ci lavora lui o ci lavori tu o ci lavora lei, insomma dipende se sei lui o lei, girala. O forse vi siete incontrati in un aperitivo, per esempio, o in un ristorante. Single, la parola single, qua mi viene da dire che potrebbe essere un single incallito che per questo motivo non si voleva impegnare e voleva avere questo solo questa amicizia con beneficio per qualcuno, oppure che questa persona per stare con te deve prendere una decisione e deve tornare libera. Andiamo a vedere ancora, potrebbe avere dei capelli scuri questa persona. Allora, quando andiamo nel dettaglio delle informazioni, degli indizi, ovviamente non possono risuonare a tutti gli indizi perché siamo veramente tanti. Quindi prendete solo quello che vi risuona davvero e lasciate andare il resto. Sapete che il messaggio non può essere personale perché guardiamo delle energie del collettivo. Quindi è ovvio che non sarà tutta la canalizzazione per una persona, ma una parte di messaggio dovrà arrivare
a una persona e magari un'altra parte a un'altra persona, a un altro gruppo di persone, ok? Specchiarsi, ve l'ho detto prima, che qua vi siete specchiati le ferite e le paure qui, eh? Segreto svelato, la maschera che cade, ragazzi e ragazze, questa persona sta per svelarti qualcosa che tu non ti immagini, non ti immagini proprio, qualcosa che sta per scoprire, si stanno per scoprire le cose qui. Macchine e moto, per qualcuno potrebbe essere una persona che ama le macchine e le moto, per qualcun altro potrebbe utilizzare i mezzi di trasporto per muoversi, perché magari siete a distanza o magari ci lavora con i mezzi di trasporto. Visita inaspettata. Ve l'ho detto che questa persona sta per ritornare nella vostra vita perché vuole svelarvi qualcosa, un segreto, qualcosa che riguarda la sua vita o i suoi sentimenti per te qui, eh? Una persona che è stata orgogliosa e supponente con te. E tu lo sai, potrebbe avere capelli e occhi scuri per qualcuno. Se hai gli occhi chiari, non è un problema. Il messaggio, una parte, se ti risuona tutto il resto, è anche per te, ok? Lo ribadisco perché poi magari mi scrivete sotto: guarda, mi risuona il messaggio, però non hai gli occhi scuri, ok? È un indizio. Trovare il coraggio. Vi ricordate lo smile della paura, il coniglietto? Poi abbiamo visto qua sentimenti nascosti. Trovare il coraggio, questa persona sta trovando il coraggio per muoversi, per farsi avanti, per parlare, per venirti a svelare qualcosa. Scelte e decisioni, ecco qual è il coraggio. Trovare il coraggio di fare quelle scelte, di prendere quella decisione e di venire a dirti la verità. Queste erano le parole chiave. Prendiamone ancora due perché poi mi piacciono da impazzire le parole chiave. Ritrovato equilibrio, questa persona ha ritrovato il suo equilibrio o lo sta ritrovando per qualcuno. Mi sono rimaste due in mano. Allora, resa accettazione a qualcosa o a qualcuno, sta accettando quello che prova per te. Per qualcuno potrebbe esserci un acquisto importante per qualcuno. Questo vale. Ok, vediamo ancora qualche altra cosa che mi può arrivare da queste carte qua come indizi. Per qualcuno potreste essere riconosciuti sul posto di lavoro. Mi viene da dire che per qualcuno qua l'ha visto oggi questa persona, magari non ci hai parlato perché siete bloccati, però si troverà un accordo qui, eh. Per qualcuno di voi potrebbe averlo visto o sentito oggi questa persona. Vale però solo per uno o due, eh. Questo. Ecco perché c'era la maschera di Halloween qui. O magari lo vedete stasera, ecco, poi me lo dite. Qua c'è stata una rottura pesante. Guardate, nel futuro le novità, erano uscite anche nelle parole chiave le novità. Lui fisicamente viene da te, eh? Per parlarti. Lui fisicamente o lei fisicamente viene da te per parlarti. E intervento divino qui, guardate, incredibile, ce l'hanno detto prima con le parole chiave, me lo stanno confermando ancora, ci sarà l'intervento divino in questa situazione. Qui si sente un legame importante tra te e questa persona, c'è un legame importante e me lo ribadisce, e che c'è stata una rottura che ha fatto male, eh? Ha fatto tanto male questa rottura, guardate, sulla rottura le lacrime. Non solo tu sei stata male, per qualcuno questa persona mi viene ancora da dire che ha perso qualcuno di caro qua. Questa persona ha perso qualcuno di caro, ma voi avrete la soddisfazione perché voi avete, guardate, guardate, oggi accordo e trionfo. Per qualcuno sta per succedere qualcosa di importante, di bello, un accordo. Qui è un due di coppe, anche su questa rottura avrete il trionfo. Guardate. Questa bambola di pezza ha perso la faccia, è caduta. Però a me viene da dire che potrebbe essere la caduta delle maschere. Avrete il trionfo di quello che è importante per voi. Le novità stanno arrivando per voi, eh? Qualcuno che vuole un incontro, vedete? L'incontro sta per avvenire qua. Voglio vedere una cosa. Fammi vedere se riesco a prenderle perché non le avevo divise e non le ho preparate. E ce le ho un po' tutte mischiate insieme, però voglio vedere se riesco. Queste sono le ferite. Devo capire un attimo perché vi siete specchiati le ferite qua.
L'abbandono, vi siete sentite abbandonate e tradite o traditi, eh? E no, amore non corrisposto, che era uscita anche nelle parole chiave. Vi siete sentiti non amati, abbandonati e traditi da questa persona. Ma guardate che vi siete specchiati le ferite. Questa persona aveva le stesse tue paure di vivere queste cose. Forse le ha vissute nell'infanzia, magari con un genitore, o forse le ha vissute in una relazione precedente alla vostra. Però questa persona nella sua anima ha queste ferite. Potrebbero essere anche ferite che arrivano da altre vite. Dovete perdonare qua, eh? Dovete perdonare questa persona per poter avere pace, mi viene da dire per qualcuno. Queste cosa sono? Qua sono i legami d'anima. Vediamo perché non li avevo divisi. Qui ci sono i tipi di amore. Sì, vediamo cosa mi viene da dire qua, come tipo di amore. Amore dichiarato, ragazzi, si sta per dichiarare questo qua o questa qua, eh? Un amore che è fuggito via e adesso è pronto a dichiararsi, perché ha tanta nostalgia di te. Ecco cosa vuole fare questa persona. Vuole dichiararsi a un amore palpitante, c'è cioè un'alchimia pazzesca qua, eh? Questa persona ti sente tanto. Tanto tanto, vediamo ancora. Qua ho due mazzi di. Ah, queste sono sempre le ferite. E allora sono quelle che abbiamo visto prima, perché avevo due mazzi delle ferite. Anche dei rapporti d'anima ho due mazzi, però li facciamo tutti e due. Al limite escono doppi. Vediamo. Per qualcuno potrebbe essere un'anima compagna, per qualcun altro un'anima gemella qui. Vediamo. No, un'anima gemella, ragazzi, ve l'ho detto che ce li avevo doppi, mazzi. Fiamma gemella, anima gemella, anima gemella, relazione karmica, anima compagna, relazione karmica. Allora, ok, mi confermano che qui c'è un legame, ma me lo sentivo troppo che erano fiamme gemelle queste. Probabilmente tanti di voi siete in un percorso di fiamma, oppure è una vostra anima compagna. Potrebbe anche essere, se c'è un trio qui, ragazzi e ragazze, che voi siete in un percorso di fiamma e c'è una terza energia che potrebbe essere per te o per l'altra persona un'anima compagna. E lì sappiamo che è una cosa un po' incasinata, però che dobbiamo fare? Vediamo un pochino cosa mi vogliono dire i ragazzi lassù tramite questo oracolo su questa situazione. Dovete essere flessibili qui, elastici, in questa situazione. Questa persona si spingerà al limite per te. Si sta trasformando questa persona, perché ha capito che tu sei un tesoro prezioso e vuole mandarti un messaggio, messaggio nella bottiglia. Questa persona è pronta a comunicare perché è cambiata questa persona nel tempo, guardate, questione di tempo prima che faccia qualcosa, nel tempo della lontananza. Questa persona ha fatto lavoro su se stessa. Guardate, guardate, pace e benedetti. Voi siete benedetti. Questa è una coppia che è destinata all'unione. Sì, perché è voluto dal cielo questa unione, questo incontro. Qui ci sarà una riconciliazione. Qui c'è un uovo. Il periodo della gestazione, come diciamo sempre, con l'uovo. Quindi ci vorrà del tempo, tic-tac, questione di tempo, ma voi siete benedetti. E questo messaggio arriverà perché quest'anima ti ama e l'ha capito e vuole stare con te. Ancora una, ne voglio vedere. Cosa mi dicono ancora per voi? Ancora, benedetti, non ci credo. Ti sta osservando da lontano. Tu sei il suo arcobaleno, tu sei il miele per questa persona, non riesce a starti lontana. Sta cambiando questa persona grazie proprio all'amore che tu hai fatto rinascere o nascere nel suo cuore, mi viene da dire. Vediamo un po' cosa vogliono dirmi gli angeli ancora su questo amore. Oh, questa è volata, vediamo che cos'è. Fiducia, qui ci voleva tanta fiducia o ci vuole fiducia perché qualcuno potrebbe averla tradita questa fiducia. Per qualcuno qua bisogna lasciare qualcun altro, magari questa persona deve lasciare un'altra persona per stare con te, per dare la possibilità alla vostra storia d'amore. Se non è l'altra persona impegnata e lo sei tu, lascia andare qualcun altro per poter vivere questa storia d'amore. Dai la possibilità a te stessa di viverla. Perdona e impara. Se invece non c'è nessun altro per te o per quella persona, qui
Qui bisogna imparare dal passato e perdonare il passato per avere fiducia in questa persona che ti esprimerà il suo amore. Ok? Sì, perché qualcuno potrebbe essere bloccato in una situazione che non è che c'è qualcun altro realmente, ma è nella mente quello che hai vissuto, la ferita, il dolore, l'abbandono, il tradimento magari che hai avuto con qualcun altro, lo riversi su chi incontri, eh? Questo vale anche per l'altra persona. Bisogna superare, oddio, qua vola tutto. Guardate cosa mi è volato, anima gemella, e ritirarsi, avere del tempo per stare insieme. Lascia andare il tuo ex ancora. Sì, qua qualcuno potrebbe avere un legame di un matrimonio, magari il matrimonio è andato male, che ha fatto un pochino perdere fiducia anche nell'amore in generale e quindi magari si è poco proiettati ad aprirsi da qualcun altro, eh. Se invece prima di tutto, ok, qui c'è stato anche qualcuno che non si è amato. Prima di tutto ama te stesso, perché prima della tua anima gemella devi amare la tua di anima, dicono. Qualcuno potrebbe dover invece allontanarsi proprio da una convivenza o da un matrimonio che è già finito in realtà a livello energetico, ma non si riesce a chiudere per altri motivi qui. Fiducia. Dovete avere fiducia anche nell'altra persona, se già c'è questa persona nella tua vita, e c'è perché ti vuole parlare, eh? E magari non state insieme, non siete mai stati insieme, però a livello energetico c'è l'unione. Qui c'è un'alchimia pazzesca che questa persona, quest'anima dice che non ha mai provato per nessun altro. Vuole fare uno sforzo per stare con te e vuole stare con te anche un po' da solo, mi viene da dire. Ha bisogno di viverti. Vediamo un pochino ancora cosa ci vogliono dire su questa storia. Abbiamo visto che probabilmente c'è qualcun altro nella vita di quest'anima o nella tua e bisogna chiudere qualcos'altro per potersi vivere. Se non c'è nessun altro, questa persona deve avere il coraggio, di fare il suo salto della fede e viversi questo amore. Magari era un singolo incallito perché magari ha avuto una delusione precedentemente alla tua e adesso ha paura. Guarda, tu puoi manifestare quello che desideri, visualizza questa persona, visualizzala nella tua mente, nel tuo cuore, perché questa persona sta arrivando a te, perché sta sentendo il tuo richiamo, mi viene da dire per qualcuno. Guardate, sedure. Eh sì, sente proprio come il tuo richiamo. Guardate, a me viene che voi siete così, lo state chiamando, la state chiamando quest'anima. C'è una situazione complicata qua per qualcuno. Secondo me c'è di mezzo un'altra situazione. Guardate, l'unione e il distacco. Voi siete in un percorso di fiamma, probabilmente dovete avere un'unione, ma in questo momento siete lontani. Sì, siete lontani. I segreti che vengono alla luce e il cambiamento. Ci sarà un cambiamento. Questa persona potrebbe venire verso di te rivelandoti questo segreto, mi viene da dire, troverà la forza di farlo, anche se in questo momento potrebbe essere un po' confusa. Potrebbe anche essere che tu sei confusa in questo momento perché non riesci a vederci chiaro. Avevamo la nuvoletta anche nei charms, che tu non riesci a capire. Pensi che questa persona non gli interessi, ma non è così. Fammi vedere su questa confusione, nostalgia, 6 di coppe, che è anche la carta delle anime fiamme gemelle, il 6 di coppe nei tarocchi, questa carta la rappresenta. C'è confusione su questa connessione. Tu pensi che quest'anima non la senta? La sente. Non avere dubbi, mi viene da dirti. Guardate sul cambiamento. Volevo mettere una carta sul cambiamento, è uscita la felicità. E su segreti avrai successo. Questa cosa che ti rivelerà ti renderà molto felice. E tu otterrai quello che vuoi, che in realtà è quest'anima. Trovare la soluzione, la chiave, ce l'hai già, anche se non la vedi. La chiave, vi ricordate che vi ho detto che lucchetto del, cioè che c'è un lucchetto, ma il cuore di questa persona, la chiave ce l'hai tu. È così. Siete protetti. Le piume, vi ho detto che voi vedete tante piume. Voi vedete tante piume. Siete protetti dagli angeli, ragazzi e ragazze. Guardate, ci sarà l'incontro qua. Sì, ci sarà, è una nuova opportunità, sta per arrivare a voi. Bello. Bene, allora vediamo un pochino coi tarocchi cosa è successo in questa relazione. Vediamo con questi. Cosa è successo qua? Intanto vediamo l'energia di quest'anima verso di te in questo momento. L'energia di quest'anima verso di te in questo momento vuole tornare sui suoi passi.
qua c'è stata tanta attesa per tanto tempo, ma questa persona vuole tornare a riprendere ciò che ha lasciato indietro, che sei tu. Questa è volata, adesso rimischiamo perché voglio capirci bene. Ah, mi sembrava fosse volata un'altra, invece no. Sono enormi, faccio fatica, però sono troppo belle queste carte, mi piacciono da morire. Guardate, l'energia di questa persona, la riconciliazione, il festeggiare qualcosa con te perché tu sei il massimo della felicità e del suo desiderio, Questa è la sua energia, vuole collaborare con te, questa persona, vuole chiarire con te, vuole un chiarimento, questa è l'energia che ha nei tuoi confronti, anche se sente peso, perché? Perché ha la paura di venirti a parlare, Ma non ti vuole perdere quest'anima. Sta pianificando qualcosa per arrivare da te. E ci sarà un nuovo inizio concreto, Quest'anima vuole un nuovo inizio concreto con te. Vediamo cosa è successo in passato. Cosa è successo in passato qui? Tu eri la regina di bastoni per questa persona. Sentivo una passione, un'alchimia che non aveva mai sentito, ma si è allontanata, ti ha abbandonato. Sì, perché aveva dei conflitti interiori qua. Aveva paura e quindi ha pensato di andare verso acque più tranquille, che forse non eri tu, magari qualcos'altro ha pensato che potesse essere qualcosa di più tranquillo. Conflitti interiori, non ti ha dato quello che tu ti meritavi e non ha fatto una scelta. Si è allontanata dalla scelta questa persona e ti ha abbandonato. Vediamo un po' ancora, ditemi cosa è successo. Cosa è successo qua? Si è allontanata dalla scelta e ti ha abbandonato. Perché? Guardate. 10 di spade e 9 di denari. Se era un single, non voleva chiudere con questa sua libertà. Se invece era impegnata, doveva chiudere qualcos'altro per venire, per tornare libera per te. Guardate, ma si è difesa con questo 7 di bastoni. Perché? Perché aveva delle tossicità. Aveva delle paure, delle tossicità, anche delle dipendenze per qualcuno qui. Non riusciva a farla questa cosa. Per qualcuno c'era anche un'altra famiglia qua. Ragazzi, ragazze, per qualcuno, guardate, per qualcuno qua c'era un trio. E questa persona doveva avere la forza e il coraggio di parlare chiaro. Per avere successo con te doveva avere un chiarimento o tagliare con qualcun altro. È stato questo silenzio, è stato in silenzio, questa persona non ha parlato, mi viene da dire. Fammi capire su questa famiglia qua. Infatti, vedete, regina di spade, doveva lasciare qualcun altro forse qua. Per il nuovo inizio con te doveva lasciare qualcun altro. Su questo 3 di denari. Fatemi capire questo 3 di denari. Questo 3 di denari, cosa è successo qui? Guardate ancora. Allora, qui c'era un trio. Per la maggior parte delle situazioni qua poteva esserci un trio. Questa persona poteva essere un re di denari, una persona impegnata, aveva delle conflittualità, oppure non voleva discutere con chi c'era. Si è difesa da questa scelta, perché? Perché doveva chiudere un ciclo o doveva chiudere con qualcun altro. Ha usato la logica, la sua razionalità. Cosa mi conviene di più? È stato arrogante, sì, insomma, avete capito. Sì, ha pensato solo a se stessa questa persona e ha nascosto la verità a te e anche a qualcun altro, anche a se stesso tra l'altro. Ha tenuto nascosto quello che provava, ha tenuto nascosto te per qualcuno. Se tu invece eri la persona ufficiale, ti ha nascosto che c'era qualcun altro e magari non. Allora, per qualcuno potrebbe averti proprio lasciato per qualcun altro e adesso è pentito. Anche se eri la persona ufficiale. Per la maggior parte qui però non eri la persona ufficiale. Fammi vedere, vediamo proprio. La ragazza e il ragazzo che ascoltano. Chi è per questa persona? Chi è per questa persona la ragazza o il ragazzo che ascoltano?
Vediamo chi sei tu per questa persona. Chi sei tu? Qualcuno che questa persona ha abbandonato. Qualcuno a cui doveva fare una dichiarazione che non ha fatto. Perché c'era magari una famiglia. Sì, ha tagliato con te perché probabilmente c'era qualcun altro. Per me tu eri la persona nascosta. Ha avuto dei conflitti interiori, questa persona si è difesa da quello che provava per te. Non ha avuto il coraggio di parlare e ti ha abbandonato invece di darti. È stato in silenzio, non ti ha detto nulla, non ti ha detto quello che provava, non ti ha fatto la dichiarazione, non ti ha detto niente. Forse vi vedevate solo per festeggiare, divertirsi, ma più di questo non ti faceva capire questa persona, vedete? E ha tagliato con te. E se n'è andata via. Non ti ha dato quello che tu meritavi. Vediamo un attimo. Quali sono le paure di questa persona, di quest'anima? Quali sono le paure? I suoi blocchi, quali sono? I suoi blocchi, quali sono? I suoi blocchi, quali sono? I blocchi di quest'anima, quali sono? Parlare. Guardate, guardate quali sono. Parlare, comunicare a chi? A una regina di denari. Cosa? Che deve chiudere, ma doveva essere un imperatore. Se c'è qualcun altro, questa persona non ha, il blocco è non riuscire a parlare, non riuscire a essere un imperatore con chi? Con una persona che c'è già per chiudere. Allora, aspetta, perché questa persona qui, se sei tu invece, devo capire un attimo, questo qua, se è un chiarimento o una chiusura, devo capire quali sono i suoi blocchi, le sue paure. Attesa, il carro. Allora, no, questa non è l'altra persona, ma sei tu. Questa persona per venire da te, adesso è in attesa per comunicarti, deve avere la forza di farlo, il coraggio di parlare. Per portare giustizia, se c'è qualcun altro, infatti, per venire da te deve portare giustizia, parlarti. Allora, questo potrebbe essere in questo caso un chiarimento. Vediamo invece se c'è qualcun altro, se questa è l'altra persona, qual è la sua paura? Rischiare per costruire con chi? E chiedere perdono. Questa persona ha paura di soffrire. A me viene da dire che questa non è l'altra, sei tu. La paura di questa persona sei tu. Il parlarti, il dichiararsi, il costruire con te, il rischiare con te, non è l'altra. Io pensavo che la sua paura fosse magari lasciare l'altra situazione. Avrà anche quella paura, ma la paura più grande è rischiare tutto per costruire con te, venirti a chiedere perdono anche. È una sua paura, non so se si vede qua, il cavaliere di coppe, il matto e l'otto di denari. Perché? Perché sa di averti ferito tremendamente, che tu sei delusa. Ecco qual è la sua paura. E deve rischiare a venirti a chiedere perdono e a dirti che vuole costruire, sapendo che tu potresti chiudergli la porta in faccia. Guardate la forza e il coraggio. Deve avere la forza, ecco qual è la sua paura, venire da te a dire la verità. Vediamo quali sono le sue azioni o la voglia che ha di farle. Vediamo quali sono le sue intenzioni e le sue azioni. Le sue intenzioni e le sue azioni. Intanto si sente perso e solo al freddo. Le sue azioni e le sue intenzioni. Asso di coppe. Vuole un nuovo inizio. È indeciso su come farlo, questo nuovo inizio. Ma guardate le sue azioni e le sue intenzioni. Diamanti e re di coppe. Vuole fare una scelta d'amore, questo qua. Ti ama. Lo sa benissimo e vuole fare la scelta. Vuole collaborare con te, questa volta lo vuole fare e lo farà grazie alla passione e all'alchimia che sente per te. Questa indecisione la supera? Sì, perché sente troppa perdita con te e tanta passione, ma anche ossessione. Ha ancora qualche tossicità, ma la supera perché? Perché tu sei il suo massimo desiderio. Lo fa anche a livello egoistico, mi viene da dire, perché non ne può fare a meno di te. Guardate.
Ve lo stavo dicendo, a livello egoistico, re di spade e regina di coppe, ti amo e siccome mi conviene a me venire da te, io vengo. È ancora un pochino tossichino qua, con questo diavolo, perché ha tanta passione ma ha anche tossicità ancora questo. Però sa che tu sei il suo massimo desiderio, la sua felicità, ecco perché lo fa. Ancora vediamo qualche energia sua, ho fatto un casino di premessa. Adesso poi facciamo il mazzo della... Guardate, decisione, armonia. Tu mi dai la pace, e io prendo la decisione giusta adesso, perché so che dipende da me, la mia felicità con te. Io voglio portare abbondanza e voglio essere sincero. Ci sarà un cambiamento. Io sono cambiato, io voglio proteggerti, voglio proteggere la nostra relazione. Cercherò un contatto con te, dice questa persona, quest'anima. Ti prego, perdonami, abbi pietà di me, mi viene da dire. Lui ha accettato quello che prova e vuole che tu lo perdoni perché la sua anima è guarita, vuole che tu abbia fiducia in lui o in lei, quest'anima. Ok, ci siamo. Vediamo un po' in che fase siete con le mie carte, le parole che non ti ho detto, in che fase siete di questa relazione. Abbiamo visto che probabilmente siete in un percorso di fiamma gemella, potrebbe esserci una terza energia per te o per questa persona. Che potrebbe essere un'anima compagna, che è sicuramente una bella gatta da pelare. Se sei la compagna ufficiale, questa persona potrebbe averti abbandonato per qualcun altro. Mi viene però che tu non sei la compagna ufficiale, ma potresti essere l'altra persona. Potrebbe averti detto che eravate solo amici. Non è così, anche se potrebbe essere iniziato come una sorta di amicizia, tra virgolette. Qui ci vuole fiducia, me lo confermano. Potreste vedere spesso l'11-11, sia voi che questa persona. Infatti abbiamo visto che anche quest'anima vede tanti segni di sincronicità. Siete in un percorso di fiamma gemella, siete in forte connessione e quest'anima si è finalmente risvegliata. Quest'anima, grazie al potere personale, cosa vuol dire? Anche quest'anima che non ti dava valore a te, probabilmente non se lo dava neanche lei, sta manifestando questo incontro. Ci potrebbe volere del tempo divino. Abbiamo visto che aveva ancora qualche tossicità. Ecco perché ci vuole tic-tac, questione di tempo. Mi pare anche che c'era negli angeli, vero? Vediamo questo 11-11, questa connessione. Guardate dove porta la connessione. Ha un nuovo inizio o ha un inizio se non c'è ancora stato nulla, tra di voi. Sentimenti nascosti. Porterà alla rivelazione di questi sentimenti e a un nuovo inizio d'amore per voi, con questa persona. Per qualcuno potrebbe essere la sua anima gemella. Tempo divino. Sì, allora, per qualcuno siete in un rapporto di fiamma gemella e ci potrebbe essere un'anima compagna qui. Per qualcun altro siete in un rapporto di anime gemelle e ci potrebbe essere una relazione karmica. Bisogna perdonare questa persona, ragazzi e ragazze. Vediamo cosa mi vogliono dire. Con le voci della Kasha, i ragazzi lassù, sulla vostra storia, con quest'anima. O su quest'anima, cosa ci vogliono dire? Ma guardate qua, fiamma gemella, anima gemella, siete in un percorso sacro in ogni caso, per qualcuno questa è la tua anima gemella, per qualcun altro è la tua fiamma gemella. Vediamo cosa ci vogliono dire. Credete nel miracolo, ci sarà un grande cambiamento, dicono. La perfezione è negli occhi di chi ti guarda con amore. Questa è una carta meravigliosa perché quest'anima ha capito che la perfezione per lei sei tu. E tu lo sai già, che per te la perfezione è lei. Siete fatti l'uno per l'altro perché siete nati per incontrarvi voi. Però avete libero arbitrio per fare la scelta del tempo divino necessario per l'unione. Avete una connessione profonda, vi percepite al di là del tempo e della distanza e lo sapete, anche quest'anima adesso lo sa. Qui ci sarà un nuovo inizio, dicono. Dopo questa trasformazione che sta avvenendo in questa persona, in quest'anima e anche in te. Abbiamo visto che c'era la rigenerazione, quest'anima si stava rigenerando, si stava trasformando. Vedete, bisogna avere calma, pazienza, è questione di tempo, ragazzi e ragazze. Qualcuno qua doveva imparare la lezione del perdono. Guardate, e purificarsi. Abbiamo visto che aveva ancora delle tossicità quest'anima. Quest'anima
poteva sembrarti diversa da quello che sei tu, ma in realtà è molto simile a te, proprio perché siete due specchi, eh? Ti ha specchiato quali erano le tue paure e le tue ferite, perché? Perché dovevi evolvere guarendole. E lo stesso valeva per lei, con te. Considerate che quest'anima sta guarendo e sta ripulendosi dalle sue dipendenze, dalle sue ferite, con questa purificazione qua. Vediamo ancora cosa ci vogliono dire su di voi. La diversità ancora. In questo rapporto, quest'anima ha capito, perché probabilmente sembrate diversi, poi non siete così tanto diversi, ma in realtà nella vita probabilmente fate cose diverse, vivete in situazioni diverse, magari avete proprio anche ambienti diversi che vivete, ma che tu sei perfetta, tu sei perfetto così come sei per lei. Questo ha capito. Tu sei il suo faro, sei la sua luce e vuole tornare da te quest'anima. Tu sei in un percorso probabilmente sacro di fiamma gemella e sei il suo faro. Questo mi stanno dicendo le guide. Guardate, siete protetti e l'energia dell'universo si sta allineando per manifestare questa unione, questo incontro tra di voi, eh? Avete aperto il cuore all'amore e avete guarito le vostre ferite dell'anima. Perché? Perché avete imparato il vostro valore, sia voi che quell'anima, che è quello che vi ho detto prima quando ho visto la carta qui del potere personale. L'unione sacra, appunto. Perfetto. Allora, adesso vediamo cosa ti vorrebbe dire quest'anima. Allora, intanto mettiamo qualche cartina delle mie, le parole che non ti ho detto, facciamo il mazzo per la canalizzazione del pensiero, lo facciamo insieme. Questa stesa sarà, vabbè, mi sono dilungata perché volevo spiegare un po' la storia. Faremo, vabbè, intanto ho detto già che è geloso e ossessionato, va bene. Così, le mischiamo un po' tutte, vediamo un po' cosa ci vogliono dire su questa coppia, di anime, cosa ci vuole dire quest'anima che vuole mandare un messaggio alla sua metà, alla sua fiamma o anima gemella, per quanto riguarda la loro relazione, la loro unione. Vediamo cosa vuole dirti quest'anima. Mettiamo questa. Quest'anima cosa vuole dirti? Quest'anima cosa vuole dirti? Quest'anima cosa vuole dirti? Vuole dire? Ancora così, boh. Poi mettiamo queste qua, facciamo un bel mazzo con tante emozioni, tante, come posso dire, tante carte anche emozionali voglio mettere. Anche dividerle in tre mazzi. No, vabbè, facciamone una e poi facciamo magari. No, facciamone una. Poi facciamo alla fine vi faccio i tre mazzetti con i prossimi eventi, così vediamo se ci sono delle diversità alla fine come posso dire, alla fine della storia, eh? Se le cose cambiano.
veste. Oh. Snubolate tutte. Sono uscite due, va bene. Mettiamo anche questa qua. Allora, se si ripetono quello che dico sempre, quando si ripetono le carte, perché ovviamente usiamo tanti mazzi e magari si ripetono gli stessi significati, io li dico durante la canalizzazione più volte le stesse cose, perché il concetto, utilizzando più mazzi, viene ribadito più volte perché è importante quel tipo di concetto per quest'anima, ok? Che vuole che tu sappia, ecco, perché per quella persona in quel momento è importante quella cosa lì, ok? Così. Sono usciti, sono usciti. Ok, adesso mischiate abbastanza bene, è enorme, e mettiamo giusto queste qua, due. Io direi che possiamo andare, vediamo cosa salta fuori. È bello grosso. Ah no, ecco, ancora. Voglio anche due di queste. Ah, pensa un po'. No, sì, queste qui non so se le vedo perché sono un po' piccolette, eh. Storte. Mettiamole qua, dai, all'inizio, fa niente. Perché la prima l'avevo vista. Parto. Vediamo un po'. Grosso. Io sento la forte connessione con te, la sento fortissimo questa connessione. So di non averti dato niente e me ne pento. Mi pento di non averti dato nulla. Ti ho tenuto nascosta, ti ho tenuto nascosto quello che provavo, ti ho tenuto nascosta agli occhi del mondo. Adesso vorrei solo un'altra possibilità. So di essere stato un manipolatore con te, sono stato uno stratega perché sono stato egoista, ho pensato solo al mio bene, al mio benessere, a quello che mi conveniva. Io so che tu mi rendi felice, io lo so, tu sei un desiderio per me. Tu mi facevi stare bene, mi facevi stare sereno, tranquillo. Tu mi regalavi la pace della mia anima, e senza di te io sono disperato, io sto malissimo. Voglio tornare da te. Tu sei la mia ancora, io ti sento radicata dentro di me, voglio tornare, ho bisogno di vederti. Forse potrei avere una divisa, potrei essere un militare.
Questa carta rappresenta anche dei segreti, e il militare rappresenta anche qualcosa di nascosto. Forse ti ho nascosto quello che provo per te. Tu per me eri il mio benessere, la mia pace proprio. Tu mi facevi stare bene, ma io ho pensato a quello che avevo nella mia vita materiale e non lo volevo perdere, per questo ti ho tenuto nascosta. Dovevo fare delle scelte che non ero pronto a fare in quel momento. Per questo sono rimasto in silenzio, mi sono allontanato e ti ho dato freddezza. Adesso però vedo tanti segni e sincronicità che mi fanno pensare a te. Ti controllo, sai, io cerco di avere informazioni su di te per capire quello che fai nella tua vita lontano da me. Penso a te continuamente, penso ai momenti trascorsi insieme, ai momenti felici, ai momenti. Io ho tanta nostalgia dei nostri momenti. È come se avessi impresso nella testa tante fotografie di tutto quello che noi abbiamo vissuto insieme. Forse ci siamo conosciuti così da tanto tempo che io non ricordo. Non ricordo il prima di te. Devo superare le mie paure per venire da te. E sto cercando di superarle. Perché io ho bisogno di parlarti, so che ti devo cercare, ma devo essere pronto per farlo. Ho ancora delle tossicità. Sappi che però la passione che provo per te io non l'ho mai provata nella mia vita. Sono scappato da quello che tu mi facevi provare perché avevo delle dipendenze, dei vizi e delle paure che non mi lasciavano libero di vivere quello che sentivo nel cuore. Ma adesso è il cielo che ci sta pensando, sta portando giustizia, giustizia nella mia vita. Forse sto pagando il karma. Sì, perché nella mia vita si sta distruggendo tutto, è come se tutto intorno sta crollando nella mia vita. È questione di tempo prima che io mi muova verso di te, ma prima dovevo imparare, devo imparare questa lezione karmica. Mi porta ad avere un grande dolore e tanta crisi nella mia vita. Io ho una crisi esistenziale in questo momento, non so più chi sono, non so più cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa voglio. Io voglio te, ma ho anche paura, paura di lasciare andare qualcosa che per me era qualcosa di concreto, anche se era qualcosa di facciata, di convenienza per me. Ma era quello che tutti si aspettavano da me. È quello che tutti si aspettano da me, che per me ancora purtroppo è importante. Io devo superare questa fase, devo riprendermi, devo riprendere la mia energia perché mi sento completamente scarico in questo momento. Mi sono difeso da te, mi sono difeso sempre da tutti. Ho nascosto sempre a tutti la mia vera faccia, il mio vero volto, chi ero davvero. Ho sempre avuto paura di mostrarmi e mi sono difeso. Ed è stato sempre questo il mio blocco, la mia prigionia. Io ero prigioniero di me stesso. Sono sempre stato indeciso, indeciso su cosa era meglio fare. E con te mi sento adesso indeciso qual è la strada per poterti avere nella mia vita. Io ti vedo così bella, così forte, così sicura di te. Sei così perfetta per me. Forse sei troppo per me. Non mi sono neanche sentita alla tua altezza. Io sono instabile in questo momento. Sono instabile. Sto cercando di raggiungere un equilibrio e sto impazzendo di gelosia perché io ti controllo sui social e vedo quello che fai e non ci sto dentro. Devo togliermi questa maschera una volta per tutte e confessarti qualcosa, qualcosa che non ho mai osato, neanche forse dirlo a me stesso, quello che provavo per te. Io in fondo spero, penso che ancora tu mi voglia. Sì, forse adesso ti stai difendendo da me perché ti ho ferito troppo. Io mi sento bloccato.
ma è proprio in questo blocco che mi sono autoimposto che io ho iniziato a vedere le cose da un altro punto di vista, a vedere te anche da un altro punto di vista. Io so che devo venire a darti una spiegazione, a chiarire le cose con te. So che devo venire a raccontarti tutto, devo venirti a dire anche le cose che non ti ho mai detto, le cose che ho nascosto sempre di me. Devo venirti a aprire il libro proprio e farti un'offerta se ti voglio. Sì, devo avere il coraggio di farti un'offerta, ma io sono sempre stato egoista. Io non volevo dare, ero abituato a prendere e basta prima. Mi sono sempre difeso da tutti, eppure in questo momento voglio abbassare queste difese perché voglio darmi una possibilità. Io voglio darmi una possibilità con te, voglio rivelarti davvero quello che provo nel mio cuore per te e anche qualcosa che tu ancora non sai della mia vita. Sì, voglio dirti la verità e voglio darti quello che tu meriti. Perché tu meriti tanto e io non ti ho mai dato nulla. Io ti spio continuamente. Ti spio. Perché l'unica cosa che posso fare per sentirti vicina è osservarti da lontano. Tu che sei il mio sole, sei la mia luce, tu sei la mia imperatrice. Al di là di tutta la situazione che possiamo vivere in questo momento, che posso vivere io in questo momento, tu sei la mia compagna d'anima. Tu sei la mia fiamma gemella, tu sei la donna del mio destino e io lo so questo. Ma forse nella mia vita c'è qualcun altro che ha nel materiale questo ruolo. C'è qualcun altro a casa. E io mi sento così indeciso e confuso. Perché? Perché sono immaturo a livello emotivo, perché ho fatto tanti errori nella mia vita e ho paura sempre di cambiare le cose. Sono egoista e non mi sono mai preso delle responsabilità sulle cazzate che facevo e che faccio. E adesso volevo essere una persona più giusta e più responsabile. Mi sono fatto condizionare dalle altre persone, anche per noi. Sì, anche per noi. E adesso mi trovo in un gran casino, ho degli impegni che tu sai. Ho permesso a troppe persone di parlare della mia vita, di parlare di ciò che non riguardava loro, ma era perché io fondamentalmente non mi davo tutto questo valore che tu mi vedevi, io non me lo davo. Sono geloso, pazzo, ossessionato di te. Tu sei mia. L'idea che possa esserci qualcuno vicino a te mi fa impazzire. Tu sei mia. Ho avuto delle tossicità a causa delle mie paure e anche delle mie dipendenze. E so di aver avuto anche degli atteggiamenti narcisisti con te. Ho fatto molti errori. Mi sono comportato male. E adesso devo superare questi ostacoli che fondamentalmente ho creato io stesso. Io spero che tu mi stia ancora aspettando. Sì, il mio desiderio è che tu mi stia ancora aspettando. Io sto cambiando e poi verrò da te. Sto cambiando tutto. Io sto cambiando, me ne sto andando. Me ne sto andando da quella casa, me ne vado, me ne vado. Io non posso stare senza di te. Nella mia testa e nel mio cuore ci sei solo tu. Nella mia testa c'è il tuo volto, i tuoi occhi. Io rivedo i tuoi occhi quando chiudo i miei. Rivedo i tuoi occhi e nella mia testa disegno il tuo volto continuamente. Sto cercando di trovare una soluzione. Tu hai la chiave del mio cuore, solo tu. Devo chiudere con la situazione che sto vivendo, col passato, con tutto quello che mi ha impedito di cambiare fino ad oggi. Sì, perché le mie ferite sono profonde, vengono da un passato remoto ed è stato quello. Che ha causato questo. Sì, perché io sono così per quello che ho vissuto. Mi sono sempre buttato su il divertimento e le passioni materiali, tutto ciò che era superficiale. Mi andava bene prima, però
perché non mi faceva pensare, non mi faceva guardare, non mi faceva guardare dentro di me. Io stavo in silenzio. In realtà io stavo in silenzio con il mondo. Adesso sono in silenzio con te, ma con te non ho bisogno di parlare perché io lo so che tu mi senti, anche a distanza. Con te non ho mai avuto bisogno di parlare, tu mi capivi, solo guardandomi. Devo chiudere questo ciclo karmico, io sto pagando un karma, mi sento bloccato, è come se avessi le mani legate in questo momento. Ho paura perché io ho creato un distacco tra noi e adesso sento il freddo, il gelo di questo distacco che ho creato io e forse adesso tu mi stai ripagando con la stessa moneta perché non sono stato in grado di fare delle scelte, perché non ho scelto te. Io tornerò a cercarti. Sappi che quando avrò fatto le scelte giuste, io tornerò a cercare te. Anche se in questo momento c'è silenzio, ascoltami. Io so che tu puoi sentirmi al di là di questa freddezza e questo silenzio. Io so che tu hai visto al di là della mia maschera e io me la abbasserò questa maschera per te. Io abbasserò la maschera perché questo dolore mi sta lacerando il cuore e l'anima. Perché? Perché questa chiusura l'ho creata io ed è questo che mi sta facendo impazzire di dolore. Tu sei qualcosa di speciale per me. Tu sei il mio fiore speciale. Ti prego, non ignorarmi. Io porterò giustizia a noi. Porterò giustizia a questo cuore e porterò giustizia a noi. Sto tanto male, sono in ansia lontano da te. Io continuo a pensarti la notte soprattutto. La notte io non riesco a dormire perché il mio pensiero è rivolto solo a te. Sono stato così immaturo e codardo, un ragazzino, mi sono comportato come un ragazzino. Non ho avuto il coraggio di aprirti il mio cuore. Ti dicevo solo stupidaggini, ti facevo credere che io ero interessato solo al sesso e al divertimento, ma con te non era così. Con te non era così. Tu eri l'amore, tu eri il romanticismo, tu mi facevi tornare ragazzino. È questo che mi faceva paura. Perché hai risvegliato in me una parte che pensavo fosse morta tanto tempo fa. Maschere, tutta la vita ho usato maschere. Andavano bene per tutti fino a quando non sei arrivata tu e me l'hai strappata via. Sì, tu me l'hai strappata via. E adesso cosa posso dirti? Io ho bisogno di te, ho bisogno di te. Io adesso lo so che voglio te. Però ho ancora questo mio lato arrogante perché ho ancora delle tossicità da smaltire. Io anche in questa cosa non riesco ad abbassare il mio orgoglio. È per questo che mi sto trattenendo. Ancora oggi è come se voglio piegarti al mio volere. Voglio che tu fai le cose come dico io. E poi esce da me quel lato bambino, infantile, immaturo e insicuro, perché io sono un insicuro in realtà. La mia paura più grande è immaginarti o vederti proprio. Se io dovessi vederti con qualcuno impazzirei. Impazzirei. Io ti sento dentro la mia anima, tu sei dentro di me. Sei dentro di me, tu, due di coppe, io ti amo. Io e te siamo destinate a stare insieme. Non può essere che questo amore finisca. Dimmelo, ti prego, dimmi che questo amore non può finire, dimmi che non mi hai dimenticato, dimmi che mi ami ancora, dimmi che mi ami, voglio sentirtelo dire ancora che mi ami. Ti prego, non posso vedere che tu vivi e io non sono con te, sento freddo lontano da te, queste spine.
come se io fossi chiuso dentro a una gabbia che mi sono costruito con le mie stesse mani. Deve finire tutto questo, deve cambiare tutto questo e cambierà, perché io sono cambiato. In questo lungo periodo io ho avuto una trasformazione dentro di me. E voglio un nuovo inizio con te, voglio un nuovo inizio. Ti offrirò l'amore, sì, verrò a dichiararti il mio amore. Magari ti inviterò fuori a cena. Magari a sentire della musica. La musica. Io voglio fare l'amore con te. Ti prego non difenderti da me. Mi sono difeso sempre io da te e ora ho paura che tu ti possa difendere da me. Ti prego, dammi la possibilità di avere una nuova opportunità con te, un nuovo inizio. Io voglio ricominciare tutto. Questa volta mi comporterò bene. Questa volta ti farò veramente una sorpresa. Ti dichiarerò i miei sentimenti, ti farò un'offerta vera. Un regalo. E il mio regalo per te saranno i miei sentimenti, quelli che ti ho nascosto fino ad oggi. Io te li verrò a rivelare. Sì, ti verrò a dire che questo amore che ho proibito anche a me stesso, o forse era proibito agli occhi del mondo, non lo so. Questo amore noi lo vivremo, te lo prometto, amore mio. Io tornerò da te, supererò le mie paure e le mie insicurezze per te. Ti prego, dammi un'altra possibilità. Anche tu mi hai ferito. Sì, mi hai ferito anche tu e mi hai fatto arrabbiare tantissimo con le parole che mi hai detto. E io mi sono difeso da te. Forse ti ho deluso e ma l'ho fatto per le mie paure. Se abbiamo litigato, sappi che mi pento di quello che io posso avere detto a te. Per me tu sei bellissima. Tu sei la mia ragazza. Ti penso continuamente. Sono preoccupato e pensieroso. A volte cerco di capire, cerco di sentirti, capire dove sei e mi domando chissà cosa stai facendo lontano da me. Chissà con chi esci, con chi vai in giro, con chi fai le cose. Chissà dove te ne vai quando non riesco ad avere notizie di te. Io sto risolvendo delle grane pesanti. Ho avuto dei problemi grossi che ti rivelerò. A livello burocratico, legale, ho dovuto risolvere parecchie cose. Adesso però io sto ascoltando me stesso e tutto quello che faccio lo faccio perché lo voglio fare io, non perché mi faccio condizionare dagli altri, ma perché ascolto me. E questo me l'hai insegnato tu, anche se non lo sai. Tu che eri la felicità pura, tu che mi riempivi la giornata con la tua luce e la tua allegria, riuscivi a cambiare il mood della mia giornata e del mio umore. Tu eri la mia occasione, io voglio un'altra opportunità. Ti prego, ti voglio incontrare, ti voglio vedere, ti voglio stringere a me e baciarti. Voglio quel bacio che per quell'ultima volta non sono riuscito a darti. Io voglio stare con te, io voglio l'unione con te, perché io e te siamo destinati a stare insieme. Ora lo so, lo sento dentro l'anima. Ti svelerò tutto quello che ancora non conosci di me. Sì, perché io lo so che tu hai visto tanto di me. Anche se non me l'hai detto, tu mi hai capito. Sei andata oltre la maschera. Tu sei entrata dentro di me e hai rubato le informazioni che neanche io quasi conoscevo di me stesso. Ti verrò a rivelare quello che provo per te.
Ci vorrà del tempo però, perché sto cercando di lasciare andare alcune cose. Sono molto, molto stanco per quello che sto vivendo. Sono stanco. Ho bisogno di te. Tu sei la mia anima gemella. Io voglio camminare con te. Non ha senso la mia vita se non ci sei tu a camminare a fianco a me. Qualcosa succederà. Quando meno te l'aspetti, al più presto io arriverò nella tua vita e ti scioccherò con quello che ti dirò. Tu non te lo aspetti neanche quello che ti dirò. Forse sarai tu questa volta a scappare. Io ti devo rivelare qualcosa che c'è dentro di me, una parte che avevo seppellito, sepolto dentro, che tu mi hai tirato fuori. Io ti inseguirò. Anche se tu scappassi dall'altra parte del mondo, questa volta io ti inseguirò. Perché tu sei l'unica scelta che io posso fare nella mia vita. L'unica scelta che io voglio fare. Voglio un nuovo inizio. Voglio te. Io ti voglio sposare, io ti voglio. E non accetterò. Non accetterò che tu non mi voglia più. Questa cosa, solo l'idea che tu non mi voglia più mi fa arrabbiare, mi fa imbestialire. Io faccio finta di fregarmene, tu fai finta di fregartene. E io col mio orgoglio ti dimostro che non mi interessa, ma non è così. Io sto veramente male in questo momento. Anche se sono abituato a usare strategie, sì, perché tu con te è stato come giocare a scacchi. Chi doveva vincere? Chi vinceva? Io sono sempre stato un grande stratega e pensavo di poterti piegare, ma con te non è stato così. Quando ho capito di amarti, sono rimasto scioccato, sì, e ho avuto tanta, tanta paura. È per questo che sono scappato. Sono stato un codardo con te, un vigliacco e un codardo. Perché non potevo aprirmi. Ho avuto paura di aprirti il mio cuore, dirti la verità, perché avevo paura che tu potessi abbandonarmi, come è già successo in passato. Qualcuno mi ha abbandonato, qualcuno che amavo. Forse non è stata colpa sua, ma mi ha abbandonato e io ho paura di amare. Ma a te ti amo. A te ti amo. Ti amo più di tutto. Tu sei tutto per me. Non ti ho detto che io, pensando a te, ho pianto. Sì. Vorrei stringerti e sentire il tuo calore, il tuo profumo. Potrei poter lasciarmi andare e io so che tu mi capiresti, mi abbracceresti forte e mi staresti accanto in silenzio, trasmettendomi amore. Io ho bisogno del tuo abbraccio, ho bisogno di te, perché tu sola hai capito chi sono veramente. Voglio fare l'amore con te, voglio stare dentro di te. Ti prego, perdonami. Perdonami anche per tutte le volte che sono stato aggressivo con te. Tu eri così solare, sempre positiva, sempre con i buoni propositi e i buoni consigli. Io voglio un nuovo inizio. Io voglio un nuovo inizio, ti voglio ancora. Ti voglio così, allegra, felice, sorridente. Io ti amo, ti prego, dimmi che mi ami ancora. Perdonami per quello che ti ho fatto, perdona per tutto quello che ti ho fatto, per tutto il dolore che ti ho causato. Perdonami. Io sto cercando di perdonare me stesso perché mi sono autosabotato, ho autosabotato il mio amore per te.
per le mie paure. Questa volta verrò e ti farò una confessione, ti dichiarerò il mio amore e magari ti farò una proposta seria, una proposta vera questa volta. Io voglio te. Ti voglio portare alla luce del sole, ti voglio portare fuori a cena. Voglio che la nostra vita sia gioiosa e felice. Questo silenzio così, è così rumoroso il silenzio. È nel silenzio che ho ascoltato me e la mia anima mi parlava di te, mi parlava di noi continuamente. Io con te che posso e voglio avere un'unione, perché è con te che io so che ho un patto d'anima, un'unione sacra, un patto da rispettare. Voglio un cambiamento, voglio questo cambiamento perché io non posso starti più lontano. Verrò da te, ti dirò quanto ti amo e ti chiederò. Sì, ti farò una dichiarazione e ti chiederò di sposarmi. Sono stanco di tutti questi problemi. Ero stanco dei problemi e sono stanco. Ti prego, perdonami. Credimi quando ti dico che io non sono così forte. Perdonami. Starti lontano per me è stato sempre difficile e adesso più di sempre per me è un sacrificio starti lontano. Mi manca la tua dolcezza, mi manca la tua dolcezza nei miei confronti. Sto tornando da te, amore mio. Le decisioni che dovevo prendere e le scelte che dovevo fare le ho fatte. Ti farò una sorpresa, una visita inaspettata che tu, sì, io ti sorprenderò, ti sorprenderò. E questa volta ti lascerò senza parole. Ok. Wow, ragazzi. Wow. Potentissima questa canalizzazione, potentissima, fortissima. Mi ha lasciato veramente anche a me abbastanza wow, senza parole. Voglio fare tre mazzetti in modo che voi possiate scegliere il mazzetto vostro per capire quest'anima, dopo questa canalizzazione, cosa farà per te. Scegli uno, due o tre e vediamo cosa succederà con i prossimi eventi nella vostra vita, con questa persona. O cosa potrebbe succedere che influenzerà il vostro rapporto e cambierà le cose tra te e questa persona. Vediamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, allora, primo mazzetto, prendiamo anche poi, facciamo queste qua, sì, prendiamo anche questi, ecco, primo mazzetto, cosa succederà per te con quest'anima che ha mandato questo messaggio? E vediamo nei prossimi eventi cosa potrebbe accadere che vi riporterà uno in fronte all'altro o farà cambiare le cose tra di voi. Intanto dicono che tu avrai la vittoria su questa situazione. Scoprirai qualcosa, ecco la verità celata che questa persona vuole dirti, vuole rivelarti qualcosa, un segreto che tu ancora non conosci, probabilmente i suoi sentimenti per te. E ci sarà la riconciliazione tra di voi. Vediamo ancora anche con i tarocchi. Cosa ci vuole dire questa persona? Guardate, Paggio di bastoni vuole venire a parlarti e vuole correre da te con questo carro perché 4 di bastoni vuole l'unione perché tu sei la sua regina di bastoni, ragazzi e ragazze, e porterà giustizia, eh? Qui c'è il 4 di bastoni, l'unione sacra perché tu, regina di bastoni, nei tarocchi la regina di bastoni è proprio la fiamma gemella.
La giustizia, interverrà la giustizia karmica, la giustizia divina. Quest'anima sta tornando da te con questo carro per venirti a fare questa grande rivelazione, prima variante. Vediamo un po'. Vogliamo mettere due paroline chiave? Mettiamole. Potrebbe essere un amante dello sport per qualcuno, siete a distanza. Potrebbe avere dei tatuaggi lui o tu, questa persona. Ci sarà uno sblocco decisivo, l'abbiamo visto in effetti che vuole fare uno sblocco decisivo. Vi do qualche canzoncina, ragazzi e ragazze, della prima variante mazzetto 1, dopo la canalizzazione, questo qui. Vediamo qualche canzoncina. Poetica di Cesare Cremonini. La notte di Arisa. Una come te di Cesare Cremonini, qua qualcuno ama Cesare Cremonini. Sei sempre stata mia di Gianluca Grignani e ancora una, vediamo. Per te di Jovanotti, ragazzi e ragazze, queste canzoni potrebbero essere canzoni che vi siete già dedicati con la persona del vostro cuore o magari le ascolterete subito dopo la canalizzazione o magari l'avete ascoltata poco prima di entrare invece in questa canalizzazione. Questo potrebbero essere delle sincronicità che vi manda l'universo, per farvi capire che questo messaggio, o perlomeno una parte ovviamente del messaggio, è per voi. Vediamo un pochino qualche letterina. PMXHNZS V e Q. E ancora una perché ne voglio 11. La C. Queste sono le letterine. Vediamo qualche segno zodiacale. Per il primo mazzetto, qualche segno zodiacale per vedere se hai scelto proprio il mazzetto giusto per te. Allora, Ariete, Pesci, Bilancia, Vergine, Toro e Acquario. Questi sono i segni o gli ascendenti tuoi o della persona del tuo cuore. Poi vediamo ancora. Vi do anche qualche numerino, dai, oggi lo facciamo bene, lo facciamo completa, è lunghissima sta canalizzazione. Vabbè, vuol dire che doveva andare così oggi. 20, 14, 6, 13, 28, 5. 26, 10, 18 e 8. Questi sono i numeri estratti. Ok, passiamo ragazzi e ragazze. Se vi è piaciuta questa canalizzazione, questo messaggio, mettetemi un like e se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E io passo ai ragazzi e alle ragazze che hanno scelto il secondo mazzetto. Dopo questa canalizzazione, quali prossimi eventi potrebbero accadere nella vostra vita? O cosa potrebbe succedere che vi riporta uno in fronte all'altra con questa persona per questo chiarimento? Vediamo un po'. Ci sarà un nuovo inizio, un inizio di qualcosa tra di voi. Il ritorno d'amore vero e proprio, questa persona ha deciso di tornare e ti verrà a dire che vuole un nuovo inizio, ed è una persona del tuo passato, ci confermano quello che abbiamo già sentito nella canalizzazione. Anche per voi qualche canzoncina. Per vedere se la sincronicità dell'universo vi darà la conferma che questo messaggio è per voi. Mi fido di te di Jovanotti. Gloria di Tozzi. Una canzone d'amore degli 883. Di Sole e di Azzurro di Giorgia e non ci vedo, dov'è? Ah, di qua. Spazio-tempo di Gabbani. Queste erano le canzoncine per il gruppo numero 2. Potrebbero essere canzoni che avete ascoltato poco prima di entrare, come ho detto, alla prima variante mazzetto 1, prima di entrare nell'interattivo, o magari le ascolterete poco dopo averlo ascoltato. O forse sono canzoni che per voi già sono importanti. Vediamo qualche segno zodiacale o ascendente anche per voi. Li ho presi tutti, sì. Vediamo qualche segno zodiacale ascendente anche per voi. Se vengono allora Cancro, Pesci, Ariete, Bilancia, Capricorno,
Capricorno e Gemelli. Questi erano i segni zodiacali per i ragazzi e le ragazze del secondo mazzetto. Vediamo i numeri, poi facciamo anche le letterine. Adesso andiamo un po'. Ho fatto prima questi che le letterine, ma è uguale. Allora, 25, 16, 9, 24, 2, 21, 30, 1, 27, 31 e 15. Questi sono i numerini estratti per i ragazzi e le ragazze della seconda variante. Ok, adesso vediamo qualche letterina, diciamo, qualche letterina anche per loro. N, D, K, X, S, Q, P, J, E, H. Sono uscite due, la A e la R. Ragazzi e ragazze, come dico sempre, se non trovate la letterina ma avete tutti gli altri indizi, vuol dire che non vuol dire che il messaggio non è per voi perché non ha la letterina o il numerino, Il messaggio c'è comunque, se vi risuona vale. Ovviamente noi sappiamo che più indizi troviamo, più il messaggio potrebbe avere consistenza. Però se un messaggio vi risuona su tutto e per tutto, letterine pure, o numeri o cose, non è un problema, ok? Andiamo avanti. Vi ho dato le canzoni. Ah no, le paroline chiave per voi. Voglio darvi anche a voi qualche parolina chiave su questa persona. Facciamo così. Allora, tic-tac, questione di tempo. Amore sincero e puro, incondizionato. Qua abbiamo visto la tua fiamma gemella. È questione di tempo prima che te lo venga a dichiarare questo amore. È un ritorno d'amore con un inizio di qualcosa, eh? Ci sarà lo sblocco. Fidatevi di quello che sentite, mi viene da dirvi. Questa persona, se non ti ha rispettato in passato, adesso ti rispetterà perché ha capito il tuo valore. Meriti amore. Ecco le parole chiave. Si sbloccherà. Questione di tempo prima che ti venga a dichiarare questo amore. Andiamo avanti. L'ultimo, ma non ultimo. Il terzo mazzetto, dopo questa canalizzazione, cosa potrebbe succedere nelle vostre vite, tua e della persona del tuo cuore? Cosa potrebbe rimettervi uno in fronte all'altro o cosa magari il destino è in programma per voi che possa succedere nelle vostre vite perché ci sia questo incontro? Vediamo un po'. Qualcuno verrà a trovarti, ti viene proprio a cercare questo qua, eh? Ci sarà un acquisto importante, mi sembra che è uscita anche nelle parole chiave, ma non sono sicura perché non mi ricordo se era in questa canalizzazione qua che è uscito questo importante. Vabbè, per qualcuno potrebbe essere che c'è un acquisto, una casa, una macchina, qualsiasi cosa di importante, magari che è importante anche per avvicinarsi, perché mi pare che nelle parole chiave c'era moto, macchina, magari questa persona è lontana e in questo momento ha bisogno anche di avere dei mezzi di trasporto per venire da te. Oppure magari una casa, magari bisogna trasferirsi, ci sarà l'acquisto di una casa in un determinato posto, ma questa persona ti vuole venire a cercare. Gravidanza. Allora, qui, come dico sempre, la gravidanza può essere che questa persona e tu siete in età per far figli, ci sarà magari l'acquisto di una casa e andrete, dopo che ti parlerà, a vivere insieme e costruite una famiglia, magari avrete anche dei figli. Se non siete in età di gravidanza, la gravidanza potrebbe rappresentare o la gravidanza di qualcuno di caro vicino che magari grazie a questa occasione vi incontrerete ancora con questa persona, o magari invece proprio la gestazione, cioè il tempo necessario perché questo incontro avvenga, perché questa persona si muova, perché magari per voi, se per esempio una delle due varianti, adesso non ricordo, era veloce, no? Questa persona va subito a rivelare i suoi sentimenti qua. C'è un periodo un pochino più di attesa per quelli della terza variante, ma verrà a cercarti, non dubitare, ok? Vediamo un pochino, qualche parola chiave per capirci meglio qui, eh? Qualche parola chiave. Attesa finita, guardate, ve l'ho appena detto, la gravidanza, c'è un tempo da aspettare, volevo darvi qualche notizia in più perché mi era venuta un po' di tristezza, mi stanno dicendo che qui c'è stato un lungo periodo di attesa, ma l'attesa è finita, quindi la gestazione c'è già stata per voi e questa è una bella notizia perché avevo,
paura che quelli del terzo mazzetto dovessero aspettare ancora un po'. Invece, in realtà, dice che l'attesa per qualcuno del terzo mazzetto è proprio finita, perché avete già aspettato tanto questa persona, e questa persona verrà a trovarti, ti verrà a cercare. Vediamo. Acquisto importante, ragazzi. C'è qualcosa che deve succedere. Qualcuno qui deve fare un acquisto importante che è vincolato ed è legato a questo incontro. Ma non vorrei che veramente vi incontrate da qualche parte mentre fate un acquisto importante voi o quella persona. Ma chissà, fatemi sapere, voglio i feedback, Fidanzamento. Questa persona verrà a dirti che si vuole fidanzare, Segni e sincronicità, vedete entrambi, sia voi che questa persona state ricevendo tanti segni e sincronicità che vi fanno pensare l'uno all'altro. Un incontro a un corso o a un incontro a un corso che potrebbe essere anche un corso di aggiornamento o a un corso vero e proprio. Qui c'è un incontro, potrebbe essere sempre collegato all'acquisto importante. Magari acquistate un pacchetto di corso di inglese, vi contrattate al corso di inglese, vabbè, faccio un esempio ovviamente. Telefonate o messaggi, qua ci sarà, è finita l'attesa, ci sarà una comunicazione che potrebbe arrivarti anche per messaggio o per telefonata. Questa persona vuole venirti a cercare per dirti che si vuole fidanzare e impegnare seriamente con te. Vedete entrambi segni e sincronicità. Per te o per questa persona potrebbe esserci un acquisto importante, che è vincolante e vincolato al vostro incontro. È legato, diciamo, questo acquisto importante, magari proprio perché bisogna spostarsi per fare questo acquisto e ci si incontra qui, Vediamo. Segni zodiacali ascendenti, bilancia, gemelli, leone, acquario, vergine, giriamo, pesci e sagittario. Ok, questi erano i segni per i ragazzi e le ragazze, segni o zodiacali o ascendenti vostri o della persona del vostro cuore. Vediamo anche i numerini. I numerini sono 27, 24, 26, 22, 29, 25, 1, 18, 30. 14 e 31, questi sono i numerini, potrebbero essere date di nascita, giorni importanti che avete vissuto con questa persona o magari il giorno in cui la incontrerete, dovete vedere voi, Ok, vediamo qualche letterina anche per voi, poi vediamo anche per voi delle canzoncine. Vediamo, mischiamo un po' per vedere quali letterine verranno fuori i ragazzi e le ragazze della terza variante, terzo l'accesso, Dopo questa canalizzazione, cosa potrebbe accadere? Allora, letterine Y, J, P, F, Q, O, M, H, V, doppia, T. E ancora una. Sono uscite due. S e G. Letterine sono queste qua. Vediamo qualche canzoncina, se anche per voi l'universo con le sue sincronicità ci darà conferma che questa parte, una parte del messaggio della canalizzazione è anche per te. Vediamo se ci aiuta a dare un'ulteriore conferma a voi. Potrebbero essere canzoni che vi siete dedicati con questa persona o che avete ascoltato poco prima di entrare in questa canalizzazione o che ascolterete subito dopo. Quella sarà una sincronicità che vi sta dando proprio l'universo. Le cose che hai amato di più di Biagio Antonacci. Come nelle favole di Vasco. Eterni degli zero assoluto. Due di Raff. E non è mai un errore sempre di Raff. Qualcuno qui probabilmente ama Raff. Ok, queste erano le canzoni. Ragazzi e ragazze, spero che il messaggio sia arrivato a chi deve arrivare e soprattutto di avervi fatto un pochino di compagnia oggi, in questa giornata che non è per tutti semplice. Io lo sto registrando la sera di Halloween, probabilmente riuscirò a caricarlo domani.
che è una giornata in cui tutti penseranno ai loro cari defunti e non è un giorno facile per tanti di voi, me ne rendo conto. Volevo regalarvi un po' di leggerezza e di spensieratezza con questo video, spero di esserci riuscita. Se vi è piaciuto mettetemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Grazie ancora dell'attenzione, un abbraccio e un bacione a tutti, mi raccomando, aspetto i vostri feedback. Ciao ciao!